tempo è finito! Il Borussia Dortmund è campione d'Europa! È il momento di alzare la coppa! Alzala al cielo, capitano! Perché siamo campioni d'Europa! Siamo sul tetto d'Europa! E non svegliateci, perché è veramente una sensazione meravigliosa il progetto che è stato costruito e che adesso porta i suoi frutti. Il Borussia Dortmund, per chi non l'avesse ancora capito, è campione d'Europa. L'emozione sicuramente è tanta, perché al di là del trofeo già vinto in passato con la Roma, non sono partite a cui ti abitui. E ho sentito prima della finale, sì, ma il City non ha mai giocato una partita del genere, voi quindi potete essere favoriti. No, a parte il fatto che non giocavamo una finale da 7 anni, l'ultima vinta 23 anni fa, insomma la storia di questo club la conoscete un po' tutti, però sono partite a sé e quindi sono contentissimo, perché è stata una vittoria davvero cercata, voluta, un progetto costruito dalla passata stagione, e quindi un obiettivo. Mi piace differenziare la parola obiettivo dalla parola sogno, che invece può essere qualcosa di più irrealizzabile, almeno apparentemente. E quindi no, è stato un obiettivo, l'abbiamo cercato, anzi ringrazio pubblicamente la società che mi ha permesso di lavorare nel migliore dei modi, mi ha messo a disposizione una rosa larga e di giocatori di massima qualità. Quindi davvero grazie dal magazziniere al presidente, al capitano che ha fatto tanto, come tutti davvero. Posso dire con certezza che è stato un onore allenare un club del genere, e non lo dico a caso, è stato, ecco, perché è vero, cioè, si è da poco conclusa la partita, quindi forse è ancora presto, però è inevitabile che dopo essere arrivati sul tetto d'Europa sia io che i giocatori abbiamo bisogno di nuovi stimoli, di nuove motivazioni. E quindi credo che magari sia arrivato anche il momento di crearsi nuovi orizzonti e vedere un po' che cosa si può creare. Per il momento davvero grazie a tutti, sono fiero di aver allenato una squadra dalla storia così importante, così imponente come il Borussia Dortmund. Bene ragazzi, questa è la scelta del mister, nonché del sottoscritto. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, perché ovviamente l'interazione con voi, il vostro punto di vista è sempre fondamentale. Però è una decisione che ho voluto prendere, che tra l'altro mi avete anche appoggiato, tra virgolette, su Instagram, perché ho fatto un sondaggio recentemente e in molti hanno votato per lasciare / concludere la carriera, ed è stata poi la decisione che ho preso io. Detto questo, andiamo però a vedere gli incarichi che avevamo controllato in live l'altro giorno, ormai qualche settimana fa, assieme a Rudy Zlatan. Sono cambiati perché c'è il Lipsia, c'è il Liverpool, c'è il Manchester City, c'è il Tottenham. Io ho controllato ieri da solo senza registrare, c'era anche l'Atletico Madrid che mi intrigava molto. Francamente tra queste qui non trovo una squadra che mi interessa più di tanto, anche perché c'era il progetto atletico che mi poteva interessare di più, semplicemente per il fatto che ci siamo già stati dai Colchoneros qualche anno fa su FIFA 14, facendo esattamente lo stesso processo: fine del progetto con la Roma e un anno alla buona molto all'Atletico Madrid, che è un po' la stessa cosa che potremo fare. Io avanzerei di qualche giorno, in modo che ci avviciniamo all'europeo che dobbiamo iniziare in questo episodio, e poi capiamo anche se mai quale squadra andremo a prendere. Eccola qui, l'Atletico Madrid, è bastato avanzare di 2 giorni per ritrovarla. C'è anche il Barcellona, il Real, il Lipsia ovviamente no ragazzi, perché non tradiamo il Borussia Dortmund per restare in patria. Io direi che quantomeno una domanda per incarico la faccio, anche perché i Colchoneros sono arrivati terzi in campionato, l'obiettivo è quello di vincere, e mi intriga molto come progetto. Quindi fai domanda per incarico, poi vediamo che cosa dicono loro. In questo episodio noi giocheremo soltanto la prima partita dell'europeo, anche perché in questo modo nei commenti potete consigliarmi scelte importanti. Ad esempio, noi abbiamo fatto la domanda per l'incarico all'Atletico Madrid, però non è detto che poi sceglieremo davvero l'Atletico, quindi il vostro feedback sarà fondamentale. Stessa cosa per il modulo, per la formazione. Quindi ad esempio io qui terrei Donnarumma, perché comunque è 88, perché era già titolare, però in realtà Perin e Sirigu sono due signori portieri. Poi Bonucci Romagnoli, un destro e un mancino, sì, anche se poi qui c'è Chiellini che c'ha una certa, Romagnoli un overall leggermente più alto. Io però per esperienza direi che Chiellini gioca, fatemi sapere voi poi ovviamente. Florenzi a destra sì, Crescito a sinistra ni.
perché c'è anche Barrega che non è male, però io terrei Crescito. Poi centrocampo con Verratti, Cristante e Barella mi sembra molto inesperto, considerando che lasceremo fuori i giocatori come Daniele De Rossi, che io direi possa giocare qui con Verratti magari interno di centrocampo e Barella. E il Shaarawy, Bernardeschi, Insigne, non ci sono punte di peso tra i titolari, sì in panchina e anche ovviamente tra le riserve. Io ho un debole davvero per Patrick Cutrone. E mi piace molto di più di Belotti e Immobile. Quindi io Cutrone onestamente lo metto titolare. Poi a destra metto Bernardeschi e a sinistra va benissimo Lorenzo il Magnifico Insigne. E allora fatemi sapere voi se siete d'accordo con questo modulo qui, con queste scelte insomma. E ovviamente ribadisco, dopo la prima partita dell'Europeo, che sarà contro, credo, la Svizzera, se non ho letto male dal calendario. Però attenzione, perché l'Atletico ha già risposto e ha risposto positivamente. E quindi noi quanto abbiamo per fargli sapere? È 9 giugno, allora io potrei rimanere un attimo qui. Mi intriga, io potrei mettere accetta in questo momento. Troppo tempo con la Svizzera. Perché il 21, oggi è il 9, quindi una scelta la devo fare adesso. Una scelta la devo fare adesso e a questo punto, ragazzi, direi di accettare. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo, ma da questo istante Federico Marconi saluta e ringrazia il Borussia Dortmund, uscirà uno speciale in settimana e diventa il nuovo allenatore per un anno dell'Atletico Madrid. Tanta roba, ma adesso torniamo a parlare della nazionale. Fatemi sapere, ripeto, se vi può piacere questa scelta. E adesso pensiamo a Italia-Svizzera e apriamo, speriamo positivamente, il nostro europeo. 2 luglio 2016, l'Italia di Antonio Conte esce al quarto di finale di Euro 2016 ai calci di rigore contro la Germania. 13 novembre 2017, l'Italia di Ventura non vince contro la Svezia e non si qualifica ai mondiali di Russia 2018. E oggi, 21 giugno 2019, si torna a giocare finalmente un torneo europeo, perché questa è Italia-Svizzera, è l'esordio a Euro 2020. Buon pomeriggio e benvenuti alla sfida della ripartenza, perché questo è il contesto in cui gli azzurri meritano di stare. Colpo d'occhio meraviglioso e sentite anche il sottofondo Italia Italia, perché c'è sicuramente grande attesa per quella che oggi è la nazionale di Federico Marconi, il tecnico che proprio quest'anno ha trascinato il Borussia Dortmund sul tetto d'Europa e che vorrà fare lo stesso anche con questa nazionale. Squadre che sono sul terreno di gioco e tutto pronto per partire, la formazione l'avete vista prima del match, e allora direi che si può andare. Sul pallone c'è Patrick Cutrone, che è dal primo giro ed è partita Italia-Svizzera, è partito il nostro europeo. Verratti, a destra fa ancora movimento Alessandro Florenzi, ancora più defilato c'è Bernardeschi che crossa sul secondo palo, esce Burchi non benissimo e stava arrivando Verratti che però non ha trovato il pallone, servito bene dall'esterno del Liverpool che poi trova Fernandes al limite per Xhaka, zona tiro, va in buca per Fernandes, Donnarumma, meravigliosa la risposta di Gigio Donnarumma. C'è Barella a raccogliere, ha un buon tiro, prova il destro, respinto, arriva De Rossi, prova anche lui! E Burchi vola in calcio d'angolo, 18 minuti, spettacolo tra Italia e Svizzera. Da Fernandes, poi Embolo, che se la sposta sul destro, zona tiro, Embolo, calcia, traversa in riga, poi Donnarumma che la tiene lì. E qui l'Italia ha rischiato tantissimo e poi l'arbitro salva Donnarumma che aveva rinviato malissimo, finisce 0-0 il primo tempo della prima partita dell'Europeo tra Italia e Svizzera, primo tempo molto divertente con la Svizzera che ha fatto decisamente di più, squadre che però dal punto di vista della pericolosità si sono equivalse. Vuole Insigne, da dietro c'è anche lo spazio per servire Pellegrini che in zona tiro si allunga il pallone però, eppure lui è fresco, eppure dovrebbe dar di più, eppure la Svizzera riparte nuovamente con Embolo che apre verso Spielmann, Florenzi su di lui. Saltato nettamente il centrale, il terzino della Roma, palla in mezzo, chiude Chiellini che allontana. Immobile non ha ancora toccato un pallone, Akanji, Zuffi in zona tiro, esce su di lui De Rossi, la palla è buona per Mbabu, ancora De Rossi saltato, il tocco è per Shaqiri, poi Mbabu al cross, Pellegrini mette fuori non benissimo, arriva Zaccaria che calcia in porta, Donnarumma, palla che non è uscita però la tiene Embolo, destro e gol. Svizzera in vantaggio al minuto 88, ha segnato Embolo.
Ed è un gol ridicolo preso dall'Italia, perché c'era stata la conclusione di Zaccaria. Donnarumma respinge sull'esterno anche abbastanza bene, e poi però tutta la difesa si apre e lascia lo spazio ad Embolo per calciare in porta. Rivediamo da qui. Donnarumma è tutt'altro che perfetto, anche se ha giocato comunque una buona partita, è stato decisivo in più interventi. Svizzera, mi sento di dire, in questo momento meritatamente in vantaggio per quello che si è visto in 88 minuti. Proviamo però il tutto per tutto. De Rossi per Insigne, Italia che vuole rispondere, c'è il tocco per Immobile, ancora Insigne al limite, Insigne fino in fondo e poi Elvedi lo chiude. Facciamo proprio fatica ad arrivare al tiro. È stato così per tutta la partita, con le mani Bernardeschi, da Insigne, cerca spazio, affida ancora a Bernardeschi, spazio non c'è, si va da Florenzi che crossa verso il Sharawi che aveva provato la rovesciata, palla allontanata ma c'è De Rossi, Pellegrini al limite, in fila, bene per Immobile, sinistro, deviazione, calcio d'angolo e quindi c'è ancora vita a 30 secondi, 30 secondi dal 93esimo, con la Svizzera che ha segnato poco fa, ma con un calcio d'angolo per noi, con il destro di Insigne verso Chiellini, anticipato ancora. Il tempo sta finendo, deve tenerla in campo Florenzi e riprovare un altro cross. Così è, verso Bernardeschi, anticipato ancora in calcio d'angolo. Si gioca, siamo al 94esimo, si gioca ancora. Sul pallone Insigne, tutti a saltare. Palla verso Immobile, Chiellini, Immobile! Prende l'ascensore e la mette in porta al 95esimo. L'Italia non muore e pareggia la partita col gol del centravanti della Lazio. Incredibile, ma vero, il vantaggio era arrivato soltanto pochi minuti fa, all'88esimo, e l'Italia ha trovato la forza per pareggiare la partita al termine di un match giocato non benissimo, e sicuramente dovremo rivedere tante cose nelle prossime partite, ma lui entra al posto di Cutrone e pareggia la partita praticamente al secondo pallone toccato in tutto il secondo tempo. Finisce qui, 1-1 tra Italia e Svizzera, pareggio che a noi sta larghissimo per come si era messa e per come ha giocato la Svizzera, anche se poi l'ho detto anche alla pausa, dal punto di vista della pericolosità c'eravamo un po' equivalsi. Adesso il prossimo impegno sarà contro l'Irlanda del Nord, hanno pareggiato anche Turchia e Irlanda del Nord, quindi c'è questa particolarissima e divertentissima situazione dopo la prima partita giocata. Io direi che ci possiamo salutare qui, perché di cose ne sono successe. Abbiamo scelto di lasciare il Borussia Dortmund per farci un anno all'Atletico Madrid. Abbiamo aperto questo europeo con l'1-1, emozionante comunque, contro la Svizzera. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e soprattutto se siete d'accordo con le scelte che abbiamo fatto in questo episodio. Poi ovviamente fatemi sapere nei commenti la vostra, come sempre. Seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacio, never give up e bella, ragazzi.